Oggi questo video è un tutorial per mostrarvi come realizzare questa canottiera multicolore fatta con tutti gli avanzi di cotone. Di ogni colore avevo poco più di un gomitolo, non sapevo cosa farci e mi sono inventata questa fantasia a strisce. La particolarità di questo modello sta nel fatto che viene lavorato, vedete, con queste righe in verticale, lavorando chiaramente in orizzontale, ma poi quando si compone il modello viene girato. E ci sono quattro pezzi, 1, 2, 3 e il dietro che è un pezzo unico. E la sequenza dei colori ovviamente la decidete voi, quanto fare più larghe e più strette queste righe, e anche i colori li decidete voi e decidete voi se lasciarla semplice senza decorazione oppure con la decorazione. Questo è solamente un esempio per dirvi come potete riciclare degli avanzi di cotone la cui quantità non è sufficiente per fare un'unica maglietta di un unico colore. Quindi vi lascio al tutorial. Ciao! Allora, questa è la prima metà del dietro. Si lavora invece, allora la maglia, no? Così è in verticale. Solitamente lavoriamo in questo senso, no? A salire fino ad arrivare al collo. In questo caso invece noi lavoriamo al contrario, cioè lavoriamo in orizzontale, quindi si inizia da qui. Facciamo per la taglia 44 109 catenelle con un cotone lavorabile con un uncinetto numero 3. Quindi 109 catenelle per 52 centimetri di lunghezza. Iniziamo a lavorare con quel modulo di punti che vi ho fatto vedere. Quando arriviamo qui, che sono 21 centimetri e mezzo, abbandoniamo la lavorazione per 19 centimetri di lunghezza e proseguiamo per soli 33 centimetri. Così abbiamo creato lo scalfo per il braccio. Ok? Anche detto scalfo manica se decidiamo di fare poi delle maniche e attaccarle. Una volta lavorata questa prima metà, in modo speculare, poi lavoriamo l'altra. Iniziando, ci attaccheremo qui, iniziamo a lavorare in modo speculare facendo la stessa identica cosa, cioè un'altra metà identica a questa con lo scalfo manica, sono attaccate insieme e ho finito il dietro. Allora, il davanti viene lavorato sempre a righe verticali e però faremo è composto da tre pezzi il davanti, e cioè un pezzo che è il busto fino che arriva fino a metà seno, e poi ci sono due spalloni, chiamiamoli spalloni, due spalle da attaccare qui sopra, qui e qui. Lo lavoriamo per questo verso, cioè iniziamo qui con 33 centimetri e andiamo su per 47 centimetri, però poi si indossa da questa parte, quindi questo sarà il bordo inferiore della maglia e questo è il bordo superiore dove vanno attaccate le spalline. Questo è come si indossa, ma noi lo lavoreremo per così. E queste sono le due spalline che dobbiamo fare e che poi attaccheremo al busto qui sopra. Eccoli qua. Sono questi due. Quindi di questo trapezio dobbiamo farne due pezzi. E questo al contrario del busto che una volta indossato risulta a righe verticali, questo invece è a righe orizzontali. Si inizia da qui, si faranno le catenelle necessarie per avere 21 centimetri e mezzo, lavoreremo per 19 centimetri di altezza
e contemporaneamente inizieremo le diminuzioni per la scollatura che è a V. E qui abbiamo la spalla di 9 centimetri e mezzo. Cominciamo. Allora, per fare il davanti che abbiamo visto, dobbiamo fare un pezzo unico lavorando così in orizzontale, che poi però sarà indossato in verticale, cioè avremo tutte righe verticali. Dobbiamo fare il pezzo che sta praticamente va, diciamo, da un po' più giù dell'ombelico fino all'altezza del seno. Poi faremo invece i due pezzi separati che sono le spalline, e li attaccheremo a questo pezzo unico del busto. Allora, 64 catenelle di base. Adesso inizio la prima riga con 5 catenelle, 4, 5, contando 5 catenelle da partire dall'uncinetto. Nella sesta faccio una maglia alta incompleta, prendo il filo, nella maglia che segue faccio un'altra maglia alta incompleta e rimango con 3 fili sull'uncinetto. Nella maglia che segue un'ultima maglia alta incompleta e rimango con 4 fili sull'uncinetto, prendo il filo e chiudo queste 3 maglie alte tutte insieme. A partire da questo momento dovrò fare sempre 3 catenelle e un gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. 3 catenelle, un gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme fino alla fine della riga. Quindi 3 catenelle, senza saltare alcuna maglia, ma nella maglia subito che segue, inizio a fare una maglia alta. Una seconda maglia alta nella maglia successiva, nella terza maglia successiva la terza maglia alta e le chiudo tutte e 3 insieme. 3 catenelle e ancora un altro gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. Vado avanti così fino alla fine della riga. Terminerò la riga con 2 catenelle e una maglia alta nella maglia successiva. Fine prima riga, terminata con 2 catenelle e nella maglia successiva una maglia alta. Giro il lavoro. A questo punto approfitto anche per farvi vedere il cambio lavoro, il cambio colore, scusate, anche se potete decidere di cambiarlo ogni 2 righe, ogni 3 oppure ogni riga, insomma, questo vedete voi a seconda dell'effetto cromatico che volete creare. Io cambio colore regolandomi sulle quantità di gomitoli che ho, cioè di quelli che ne ho di più faccio 2 righe. Di questo, per esempio, del rosso ne ho poco, faccio solo una riga. Quindi il criterio è personale. Allora, per cambiare colore ci sono diversi sistemi. Quello canonico è quello di lasciare ogni colore, diciamo, disponibile senza tagliare il filo. E cioè, a questo punto io ho finito il rosso, lo lascio qui abbandonato. Mi metto il nuovo colore sul dito e me lo vado, tenendo però sempre l'occhiello molto tirato, ecco, facciamo così, mi vado a prendere il nuovo colore e poi da qui inizio. Quando finirò il rosa, abbandonerò il rosa senza tagliare il filo come ho fatto adesso con il rosso e prenderò il nuovo colore. E questo, diciamo, è il metodo più ortodosso, in modo che non ci siano nodi. E poi si nasconde la codina lavorandoci sopra. Allora, intanto vi faccio vedere il punto della seconda riga, che è molto semplice. Si inizia con 3 catenelle e
Nel gruppo sottostante di maglie alte chiuse insieme vado a fare una maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta. Ecco qua. Stessa cosa, identica per tutta la riga. Quindi anche nel gruppo di 3 maglie chiuse insieme che segue faccio una maglia alta, 3 catenelle e un'altra maglia alta. Ecco qui. Vado avanti così fino alla fine del giro, che chiuderò con un ultimo ventaglietto di 2 maglie alte separate da 3 catenelle e una maglia alta sulla maglia alta sottostante. Siamo arrivati alla terza riga, che io proseguo sempre con il color rosa. Allora, questa terza riga si inizia con 3 catenelle che rappresentano una maglia alta. Poi vado a puntare nell'archetto di 3 catenelle sottostanti, lo vedete? Vado a puntare qui sotto dove faccio una maglia alta, una catenella e sempre nello stesso archetto una maglia alta. Vado avanti così anche nell'altro archetto. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta. E ancora nell'altro archetto una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Vado avanti così per tutta la riga lavorando una maglia alta, una catenella e una maglia alta in ogni archetto sottostante. Termino con una maglia alta sopra la maglia alta sottostante. Finita anche la terza riga. Allora, adesso io, secondo la sequenza di colori che ho stabilito, dovrei continuare a fare un altro giro con questo fucsia, di cui ho più gomitoli e quindi ho deciso di fare 3 righe alla volta. Però adesso invece faccio finta che voglio riprendere il colore rosso, in modo che vi faccio vedere come si fa a riprendere un colore che avevamo lasciato da parte. Allora, del rosso, vedete, noi avevamo lasciato qui il filo. Adesso che faccio? Abbandono il filo rosa. Prendo questo rosso e con una catenella lo riaggancio al lavoro e proseguo qui la mia lavorazione secondo il punto che devo fare. Il rosa non lo taglio, lo lascio libero giù così. Quando mi riservirà, farò la stessa cosa tirandomelo su e lavorandolo. Allora, adesso io proseguo questo giro, che è semplicissimo perché la quarta riga è tutta di maglie basse. Faccio una catenella nella stessa maglia d'inizio, che sarebbe la maglia alta sottostante, faccio una maglia bassa e poi a seguire in ogni maglia sottostante tutte maglie basse. E questo fino ad arrivare alla fine della riga. Per quanto riguarda i cambi di colore, vi ho fatto vedere prima il modo, diciamo, più pulito per non avere troppe codine e troppi nodi ai lati, cioè cambiando colore in corso di lavorazione, lasciando i fili pendenti che poi vengono ripresi in un secondo momento. Io invece faccio in un altro modo, vi dico la verità, io ad ogni inizio riga taglio il filo e faccio il nodino, perché tanto poi ci sarà un giro di rifinitura che mi nasconderà questi nodi. Però lascio a voi la scelta, decidete voi come preferite lavorare. Io faccio così, taglio il filo e poi nascondo i nodi perché sono capace di nasconderli bene e anche perché io con tutti questi fili poi lasciati liberi, sinceramente, mi trovo male perché
c'è facilità che si annodino tra di loro. Quindi, per quanto riguarda la scelta di come lavorare con diversi colori, questa la lascio a voi. È un fatto personale a seconda di come uno si trova meglio. Ok, ragazze? Abbiamo completato il nostro davanti, abbiamo fatto 56 righe e abbiamo terminato il lavoro così. Adesso è il momento di girare il lavoro da questo senso a questo, quindi mettiamo il nostro lavoro secondo righe verticali e con il colore che ci piace, che abbiamo deciso di usare, ci andiamo ad attaccare. Allora, qui abbiamo il lavoro messo con le righe verticali. Ci andiamo ad attaccare qui su un lembo con una maglia bassissima. Ok, e ci siamo attaccati. Adesso per tutto questo rigo fino alla fine faccio una riga tutta lavorata a maglie basse, in modo che mi creo la base per iniziare a lavorare le spalline. Quindi faccio, perdonatemi, faccio una catenella e inizio a fare tutte maglie basse. Colgo anche l'occasione in questo modo per andare a coprire eventuali nodi dei cambi di colore. Allora, qui non è facile dire quante maglie basse dovete fare perché non stiamo lavorando sul verso giusto del lavoro, ma stiamo lavorando sui suoi bordi. Quindi dovete regolarvi voi a naso, cioè capire quante sono le catenelle che dovete, scusate, le maglie basse che dovete fare per avere un lavoro perfettamente piatto. E che quindi queste maglie basse non siano né troppe né troppo poche, cioè ogni tanto vi fermate, spianate il lavoro e vedete se cade perfettamente spianato e allineato, significa che state facendo il numero giusto di maglie. Proseguite con tutte queste maglie basse fino alla fine della riga. Perfetto. Adesso che avete fatto tutta la riga di maglie basse, contate le righe che avete fatto e quando arrivate perfettamente a metà, che è la 28ª riga, ci mettete un marcapunto per sapere appunto perfettamente qual è la 28ª riga. E adesso, una volta che avete voltato il lavoro, fate un'altra riga di maglia bassa fino ad arrivare a dove avete messo il marcapunto, quindi solo per metà. Allora, abbiamo finito la parte completa del busto. Adesso dobbiamo preparare i due pezzi con scollatura a V
la scollatura V parte esattamente dal mezzo. Il mezzo è qui dove ho messo il marcapunto, cioè 28 righe. E quindi dobbiamo creare prima questo pezzo da una parte e poi il pezzo dall'altra parte speculare, che rappresentano quindi scollatura e spallina. Allora, io cosa ho fatto? Partendo da qui ho fatto un giro, una riga di tutta maglia bassa, poi sono tornata indietro e ho fatto un'altra riga di maglia bassa esattamente fino alla 28ª riga compresa, cioè la prima metà. Questa è la prima metà che lavorerò per fare spallina e scollatura. Adesso vediamo come dobbiamo andare avanti da questo punto in poi. Qui ricominciamo a fare la nostra sequenza di punti, che sono 4 righe, quelli che abbiamo fatto fino ad adesso. L'abbiamo fatti in questo senso, adesso cominciamo a lavorare invece in orizzontale, però facendo la stessa sequenza. Ora io approfitto da qui anche per fare la prima diminuzione della scollatura. Allora faccio una catenella, conto 1, 2, 3, maglia alta nella terza maglia sottostante. E questo l'ho fatto al posto del primo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. Quanto parlano ste persone, mamma mia. Scusate la caciara in sottofondo. Vado avanti e faccio le mie 3 maglie alte chiuse insieme. Tre catenelle. E vado avanti così fino alla fine, dove però dovrò lasciare 2 centimetri non lavorati per fare in contemporanea anche lo scalfomanica. Ci vediamo alla fine della riga. Allora, siamo arrivati alla fine della riga. Qui abbiamo fatto la nostra diminuzione, vedete, perché è l'inizio della scollatura questo. Abbiamo continuato a lavorare, eccoci qua. Adesso qui dobbiamo lasciare 2 centimetri non lavorati per lo scalfo manica, che mi corrispondono proprio qui. Ecco, questi sono 2 centimetri. Quindi io devo arrivare qua con la lavorazione. Sto qui, vedete, devo arrivare qua. A questo punto, allora, che mi invento? Mi invento che faccio 2 catenelle e una maglia alta proprio qua. A posto, ho finito la mia riga e ho fatto lo scalfo. A questo punto giro il lavoro e continuo a lavorare come da sequenza fino ad arrivare qui di nuovo alla scollatura. Quindi io lavoro da sequenza adesso, poi quando arrivo pressappoco qui e quindi devo diminuire per la scollatura, ci rivediamo che vi faccio vedere come diminuisco. Allora, qui siamo tornati indietro come da sequenza, con questo punto di ventaglietti separati da 3 catenelle. Siamo arrivati qui dove avevamo fatto già la diminuzione per la scollatura, cioè sostituendo questi ventagli fatti da 3 maglie alte chiuse insieme, l'avevamo sostituito con una semplice maglia alta per cominciare a degradare progressivamente. Allora, arrivata qui, cioè con l'ultimo ventaglio sull'ultimo ventaglio completo, adesso qui sulla diminuzione che faccio? Per fare una diminuzione graduale, io qui vado su questa maglia alta e faccio semplicemente una maglia bassa, ecco qua, e così vedete che sto diminuendo in modo graduale, non repentino. Giro il lavoro e adesso devo fare un'altra piccola diminuzione, e cioè faccio una catenella e, come da normale sequenza, in questo ventaglietto vado a fare una
maglia alta, una catenella e una maglia alta. Chiedo scusa per tutti i rumori di sottofondo, ma sto facendo questa ripresa in strada dove mi trovo per fare un mercatino di artigianato e sto lavorando e quindi approfitto per fare il video. Mi scuso per tutti i disturbatori. Ok, andiamo avanti con una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Così fino alla fine della riga. Dobbiamo arrivare fino qui dove lo scalfo già l'abbiamo fatto, quindi arriviamo tranquilli fino all'ultima maglia. Ok, sono arrivata alla fine della riga. Adesso qui volto il lavoro e lavoro come da sequenza normalmente con il punto che devo fare a questo punto, cioè qui. Questa è la riga delle maglie basse, pardon, m'ero confusa. Quindi inizio facendo la mia catenella e poi tutte maglie basse nelle maglie sottostanti. Quando arrivo alla scollatura vi faccio vedere come diminuisco. Ok, ho fatto la mia riga di maglia bassa, adesso sono arrivata a questo punto dove mi è rimasto da lavorare un ventaglietto sottostante. Invece di lavorarlo tutto, cioè dovrei fare 1, 2, 3, 4 maglie basse, ne faccio solo due, una e due, l'ultima la termino nel centro del ventaglietto sottostante. A questo punto giro il lavoro e ricomincio con la sequenza dei quattro punti e devo fare ugualmente una diminuzione, quindi faccio una catenella, conto 1 2 3, nella terza faccio una maglia alta, 3 catenelle e poi proseguo normalmente con 3 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle e 3 maglie alte chiuse insieme fino alla fine della riga. Ho finito la riga, volto il lavoro e come la sequenza adesso qui faccio i ventaglietti separati da 3 catenelle. Quando arrivo qui, nell'ultimo ventaglio completo, terminerò con una maglia bassa sulla maglia alta sottostante, questa qui. Quando ci arrivo vi faccio vedere. Ecco. Siamo arrivati di nuovo alla scollatura, vi ho detto che avremmo terminato con una maglia bassa su questa maglia alta sottostante e così facciamo maglia bassa. Adesso giriamo il lavoro e siamo arrivati al giro che dobbiamo fare. E i ventaglietti separati da una catenella, quindi faccio a questo punto una catenella, prendo il filo e in questo ventaglio sottostante faccio una maglia alta, una catenella, una maglia alta e così fino ad arrivare alla fine della riga. Dopodiché volto il lavoro perché tocca alla riga di tutte maglie basse, quindi volto il lavoro, faccio tutte maglie basse fino ad arrivare di nuovo a questo punto della scollatura dove vi faccio rivedere come appunto diminuisco di due maglie basse per andare avanti con le mie diminuzioni di scollatura. Ci vediamo quando arrivo qui con le maglie basse. Allora, ho terminato la riga di tutte maglie basse, sono arrivata
all'ultimo ventaglietto. Se facessi tutte maglie basse fino all'ultima sottostante, dovrei farne da qui altre 4, invece ne faccio solo 2, e cioè ne faccio solo una, scusate, vi faccio vedere bene, ne faccio una qua, allora una qui nella maglia alta e una nel centro del ventaglietto, e così ho concluso anche questo giro. Allora, vi ho detto, una maglia bassa qui e una nel centro del ventaglietto, e ho concluso questo giro, vedete? Adesso volto il lavoro e proseguo sempre con le diminuzioni come ho fatto finora, però io qui mi fermo un attimo perché cambio colore. Questa è la metà, la prima metà del dietro. Si lavora invece, allora la maglia, no? Così è in verticale. Solitamente lavoriamo in questo senso, no? A salire fino ad arrivare al collo. In questo caso invece noi lavoriamo al contrario, cioè lavoriamo in orizzontale, quindi si inizia da qui. Facciamo per la taglia 44 109 catenelle con un cotone lavorabile con un uncinetto numero 3. Quindi 109 catenelle per 52 cm di lunghezza. Iniziamo a lavorare con quel modulo di punti che vi ho fatto vedere. Quando arriviamo qui, che sono 21 cm e mezzo, abbandoniamo la lavorazione per 19 cm di lunghezza e proseguiamo per soli 33 cm. Così abbiamo creato lo scalfo per il braccio. Ok? Anche detto scalfo manica se decidiamo di fare poi delle maniche e attaccarle. Una volta lavorata questa prima metà, in modo speculare, poi lavoriamo l'altra. Iniziando, ci attaccheremo qui, iniziamo a lavorare in modo speculare facendo la stessa identica cosa, cioè un'altra metà identica. Iniziamo a lavorare la prima metà del dietro, quindi partiamo dal centro del dietro. Dobbiamo fare per la taglia 44 109 catenelle. Abbiamo fatto 109 catenelle per iniziare dalla metà del dietro. Adesso iniziamo la nostra solita sequenza di punti. Sappiamo che sono una che è costituito da una sequenza di 4 righe. Ogni riga è un punto diverso. E quindi facciamo le nostre 5 catenelle, 3, 4, 5, le contiamo, 1, 2, 3, 4, 5, e nella sesta andiamo a fare la prima delle 3 maglie alte chiuse insieme. E insomma, poi 3 catenelle, di nuovo un gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. Senza che vi faccio rivedere la sequenza delle 4 righe che ormai sapete fare a memoria, andate avanti con questa lavorazione sempre uguale, cambiando i colori a seconda dell'alternanza che avete stabilito, e fino a completare diciamo tutta la prima metà. Allora, ecco qui la prima metà del dietro. Allora, quando ho raggiunto un'altezza di 21 cm e mezzo, devo iniziare a lavorare lo scalfo manica.
Lo scalfo manica sarà largo 2 cm ed è alto 19 cm. Quindi io cosa faccio? Inizio, sono arrivata qui dove c'è il rosso, ho appunto 21 cm e mezzo di altezza. Quindi quando rinizio la riga con questo fucsia, lavoro e mi fermo laddove qui ho i miei 19 cm di altezza per lo scalfo. Per avere proprio i 19 cm precisi, io finisco con due maglie alte al posto del ventaglietto fatto da due maglie alte separato da 3 catenelle. Qui invece di fare appunto due maglie alte separate da 3 catenelle, faccio due maglie alte e giro e volto il lavoro. Allora, i 21 centimetri e mezzo di altezza corrispondono a 25 righe, quindi la 26esima riga io la lavoro fino a che raggiungo i 19 centimetri che mi servono per lo scalfo. Ho quindi interrotto la mia lavorazione a questo punto e ho finito con due maglie alte al posto del ventaglietto. Ho voltato il lavoro e adesso devo proseguire ancora almeno per un altro giro, forse due, poi me la vedrò se corrisponde a 2 centimetri. Come proseguo la lavorazione? Faccio 3 catenelle e ho creato la prima maglia alta di questo giro. Quindi ho fatto 3 catenelle, eccole qui, che corrispondono alla prima maglia alta, e nella maglia alta sottostante che segue faccio un'altra maglia alta. Ecco qui, vedete? Adesso proseguo la lavorazione normalmente come si deve fare per questa riga, e cioè una maglia alta, una catenella, una maglia alta, tutto questo lavorato nel ventaglietto sottostante. Passo al ventaglietto seguente e rifaccio una maglia alta, una catenella, una maglia alta, e vado avanti così fino alla fine della riga, lavorando in ogni ventaglietto sottostante una maglia alta, una catenella, una maglia alta. E adesso finisco questa terza riga con tutte maglie basse, come da schema seguito finora, e così ho raggiunto i miei 2 centimetri di scalfo, e quindi posso a questo punto, finito, insomma arrivata alla fine di questa riga, posso tagliare il filo e chiudere il lavoro. Ho terminato la mia prima metà del dietro e adesso devo fare l'altra metà. Come la inizio? Ora vi faccio vedere. Eccomi qua, sono arrivata a fine riga. Questa è la riga di tutte maglie basse, vedete? Sono arrivata qui alla fine, ho raggiunto i miei 2 centimetri, no scusate, devo girarlo, i miei 2 centimetri di scalfo manica, vedete, perfetto, esattamente 2 centimetri. Quindi io a questo punto chiudo, taglio il filo, ecco fatto, terminata la prima metà. Adesso devo andare a fare la seconda metà attaccandomi su questa. Allora, da dove comincio? Allora, giro, ecco, metto il lavoro, ve lo faccio vedere, in questa posizione. Qui c'è scalfo manica e mi attacco qui per ricominciare a lavorare. Prendo il colore
che devo lavorare e con una maglia bassissima mi attacco qui. Ecco qua, mi sono attaccata con una maglia bassissima nella terza catenella di questa prima maglia alta. Adesso faccio 3 catenelle che rappresentano la prima maglia alta, 2 catenelle volanti di separazione, prendo il filo e nella maglia sottostante faccio una prima maglia alta incompleta, nella seconda faccio una seconda maglia alta incompleta. Ho sbagliato, ho saltato una maglia, scusate. Quindi praticamente devo fare in questo gruppetto di 3 maglie alte, devo fare altre 3 maglie alte sopra chiuse insieme. Quindi una maglia alta incompleta nella prima, una maglia alta incompleta nella seconda maglia sottostante, una maglia alta incompleta nella terza maglia sottostante, prendo il filo e le chiudo tutte e 3 insieme, faccio 3 catenelle di separazione e ricomincio da capo nel gruppetto che segue. Quindi prima maglia alta incompleta nella prima maglia sottostante, seconda maglia alta incompleta nella seconda sottostante, terza maglia alta incompleta nella terza maglia sottostante, prendo il filo e le chiudo insieme e faccio 3 catenelle di separazione e vado avanti così per tutta la riga. Allora, abbiamo terminato questa prima riga della seconda metà del dietro e adesso proseguiamo a lavorare esattamente come abbiamo fatto fino adesso, con la stessa alternanza di colori e con la stessa alternanza di punti. Quando arriveremo a 21,5 cm faremo la stessa identica cosa per creare lo scalfo manica, semplicemente è l'altra metà speculare che va lavorata in modo identico. E ho finito il pezzo di dietro, ho fatto una prima metà che era questa qui, vi ho fatto vedere come dovevate fare lo scalfo manica, poi attaccandomi qui ho iniziato a lavorare in modo speculare l'altra metà e anche qui ho fatto lo scalfo manica nello stesso identico modo in cui vi ho fatto vedere dall'altra parte, e cioè ho lavorato su 23 ventaglietti lasciandone fuori 12 appunto per creare lo scalfo manica. Allora, abbiamo finito i pezzi per comporre la nostra maglietta. Adesso, come vi ho già fatto vedere in altri tutorial, giriamo dal rovescio e accostiamo i due pezzi. Se vogliamo li possiamo fermare con delle spille per tenere fermo il lavoro laddove dobbiamo andare a cucire. Dobbiamo cucire i fianchi, i due fianchi, e le due spalline. Ecco. Consiglio che vi do, fermateveli perfettamente con delle spille, così non si formano rigonfiamenti, pezzi che tirano, cioè lo spianate perfettamente. E noterete che il davanti è leggermente, ecco, più ampio, ma questo va bene perché qui c'è il seno, quindi poi una volta cucito si spiana bene da solo sul vostro corpo. E una volta che l'avete cucito lo rimettiamo dalla parte del dritto e vi faccio vedere le rifiniture. Abbiamo cucito la nostra maglia, l'abbiamo girata dalla parte del dritto
E adesso con un nuovo filo ci andiamo ad attaccare qui sul lato della scollatura e facciamo due giri di maglia bassa come rifinitura. Stacchiamo il filo e andiamo a fare la stessa cosa, cioè due giri di maglia bassa come rifinitura anche sul giro manica. Fatta questa operazione, stacchiamo il filo, riattacchiamo un altro filo del colore che abbiamo deciso per la nostra rifinitura, ci andiamo ad attaccare qui sul fondo della maglia e facciamo due giri di maglia bassa e poi decidiamo anche un giretto di rifinitura smerlato, che è facoltativo, altrimenti potete lasciare due giri semplici di maglia bassa. Bordo inferiore della maglia. Se volete un look minimal, fate due o tre giri soltanto di maglia bassa e ottenete un bordo di questo tipo. Se volete fare una rifinitura più, diciamo, romantica, potete fare una lieve smerlatura, che io ho fatto prima tre giri di maglia bassa semplice e adesso l'ultimo giro è questa smerlatura che vi faccio vedere adesso come si esegue. Allora, iniziate quando avete finito il secondo o terzo giro di maglia bassa, scegliete voi quanti giri fare e adesso iniziate, facciamo finta che il giro è finito qui, iniziate il bordo prendendo il filo, contate 1, 2 e nella terza maglia fate una maglia bassa, una catenella, nella stessa maglia una seconda maglia alta, una catenella, nella stessa maglia una terza maglia alta, una catenella, nella stessa maglia una quarta maglia alta, poi saltate 1, 2 maglie sottostanti e nella terza fate una maglia bassa, di nuovo nella maglia che segue una seconda maglia bassa, nella maglia che segue ancora una terza maglia bassa e ricominciate per fare lo smerlo. E cioè saltate 1, 2 nella terza maglia sottostante, fate 4 maglie alte separate da una catenella sempre nella stessa maglia. Quando le avete fatte tutte e 4, saltate 1, 2, nella terza maglia sottostante fate una maglia bassa e altre due maglie basse nelle maglie che seguono. Ecco qui, continuate così per tutto il giro, dopodiché tagliate il filo e chiudete il vostro lavoro.